È finalmente terminato il periodo natalizio, o meglio, non ancora. L'importante è aver superato indenni il 24 e 25 dicembre insieme ai nostri parenti che ci hanno fatto mangiare, ingrassare, avvelenare, addormentare, ubriacare, ma soprattutto divertire, spero per voi. Bentornati sul mio secondo canale, primo video post natalizio, video che va a sostituire, come ho già detto, i Pokémon per questa settimana, poi ricominceremo settimana prossima con Bianco 2, ma oggi siamo tornati non con un gameplay, ma con il gameplay. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio secondo canale. Come avete passato queste feste natalizie? Fatemi sapere da che ora avete mangiato, che cosa avete mangiato, se siete riusciti a sopravvivere, ma soprattutto che cosa avete trovato sotto l'albero. Qual è il regalo più inutile che vi hanno fatto i vostri parenti? Vi chiedo di lasciarmi un like e un commento. Nei commenti mi dite qual è stato il vostro primo FIFA a cui avete giocato. Prima di iniziare, però, vorrei parlarvi di un contest organizzato da OneFootball. Ovviamente OneFootball è un'app che conosciamo tutti. Per chi non la conoscesse, è l'app di notizie per eccellenza del mondo del calcio. Ti piace il calcio algerino? Hai le notizie? Ti piace il calcio belga? Hai le notizie? Ti piace il calcio minore tipo la Lazio? Hai le notizie? OneFootball sta organizzando per questo inizio di 2023 un bellissimo contest in cui ci sono in palio 300.000 FIFA Points e una PS5. Ora ti spiego in breve tempo quello che devi fare per partecipare. È semplicissimo. Clicca sul link che troverai in descrizione, si aprirà un form da compilare con tutte le istruzioni allegate. Scarica l'app di OneFootball tramite il link che trovi all'interno del form. Successivamente inserisci il titolo del primo articolo che vedi sull'app OneFootball. Nel mio caso, mio Dio! Cristiano Ronaldo offri da bere. Poi scrivete il vostro nome e il vostro cognome. E mettete la mail che non metterò perché ovviamente non ve la voglio dire. Selezionate se giocate su PlayStation Xbox. Accettate i termini. Submittate. E ora siete pronti a partecipare a questa meravigliosa avventura che potrebbe regalarvi un qualcosa anche post Natale per la Befana. Detto questo, io non perderei altro tempo. Avete già lasciato like, avete già commentato. Andrei a giocare a uno dei giochi di calcio più belli degli ultimi 15 anni, FIFA 10. Bentornati nel 2010. FIFA 10, io non mi ricordavo questa schermata iniziale, se posso dire la mia. Avevo già fatto un video simile su PES 2008 e mi piace questa wave di fare i video sui FIFA vecchi perché fa super ridere. Allora, innanzitutto io non mi ricordavo assolutamente tutta questa schermata. Ci sono un sacco di cose fiche. Calcio d'inizio, team o pro, via pro, club e country, the season che sinceramente sarà tipo la Master League, manager mode, tournament mode, obiettivi, che cos'è? Ah, ma guarda, avevi tutte le cose, tipo vinci la Lega, vinci. Vinci, ma che ficata, e ti dai punti. Che formazione è? Oddio. Vabbè, andiamo a giocare, ho capito. Tra l'altro, questo è il FIFA dello scudetto perso della Roma contro la Sampdoria. Perché questo FIFA uscì a novembre 2009. La Roma nel 2010 perse lo scudetto contro la Sampdoria. Quindi faremo Roma-Sampdoria e distruggeremo Pazzini. Perché il 25 aprile del 2010, se non ricordo male, era pochi giorni prima del mio compleanno. Pensate che era un anno in cui io avevo l'abbonamento in Curva Sud. Sono andato ad ogni partita, ovviamente, da solo con i mezzi pubblici da Tivoli allo Stadio Olimpico. L'unica partita che non ho visto allo stadio fu Roma-Sampdoria, doppietta di Pazzini. La Roma perde lo scudetto. Mio padre mi dice: vabbè, non piangere, non è la cosa più importante. Io risposi a mio padre: ah no, e allora trovamene un'altra che è più importante, dai. Ancora sto aspettando la risposta di mio padre. Roma-Sampdoria facciamo. Ma guarda, ti dice anche la Sampdoria come può giocare. Giocherà con una formazione offensiva, userà un attaccante di supporto per creare le chance nei buchi, custom team styles. Pazzi, ma poteva una cifra di roba. Ma vorrei fare il team management. Eccoci. La Roma si schiera con Lobon, Latti non c'è, Motta, Mexes, Juan Rise. Oddio, che bello. Daniele De Rossi, David Pizzarro, Rodrigo Taddei, Guberti, Menez, Totti. Guberti, sul serio? In panchina abbiamo Doni, Sisigno, Brighi, Vucinic, Baptista, Giulio Sergio, Pipolo, Artur, Andreolli. Andreolli, sì, come Andreolli. Cassetti, Burdisso. Altri, Donetto, Antunes, Sto, Ian Pitt, Perrotta, Cerci, Greco, Fati. Bello Fati, non Anzo. Esposito, Caca, Virga, Zamblera. Che fine ha fatto Zamblera? Allora, intanto metti Doni al posto de Lobont. Metti Vucinic al posto de Guberti, perché fai Menes, Vucinic. Taddei va bene, Pizzarro, De Rossi va bene, Rise, Quam, XS, Motta non mi piace, metti Sisigno. Questa è la formazione, secondo me, può andare. Let's go, prendiamoci questa rivincita del 2010. Lo stadio olimpico è gremito, proprio come quel giorno. Tissone, guarda che... Che fa?
Ci sono i plot, i ricordi andati della passata stagione. Madonna Filippo, c'è solo un difetto, te chiami Filippo. La Roma scende in campo per prendersi questo scudetto dell'anno 2009-2010. Tanto sapete che come succede, no? Che Pazzini pia e segna. Ah regà, ma che cos'è? Ma posso dire una cosa? Ogni volta che gioco a questi giochi, madonna, ma si muove una cifra la telecamera, ma perché? Noi vogliamo questa vittoria. Ma che dite, pazzi? Attenzione alla Sampdoria, che è fortissima. Raga, guarda che non è una partita semplice. Ogni volta che gioco a questi giochi mi emoziono sempre di più. Ci avete mai giocato a sto gioco, mo? Io non ricordo io che ci gioco, però ci ho sicuramente giocato. Palla corta a Juan, da Doni. La coppia brasiliana. Minchia, il radar è orribile. Posso dirvi che il gameplay... Ma come... Madonna, rise! Ok, si corre con quelli sopra perché... Ho capito. Guardalo! Ma che fa? Ma la Sampdoria chiude, eh? Che fischia? Ah, tra l'altro, nelle opzioni puoi togliere l'arbitro. Ma che ha fischiato? No, Filippo! Filippo, ma che hai fatto? Ma che su... Ma che vuole Antonio Cassano dal... Ma com'è? Ma che è rigore? Ah sì, ma che espulsione è? Un rischio incredibile della Roma. Ma la tensione si fa sentire... Ma perché? Ah, è rigore? È un olimpico gremito quello che... Vabbè. Voglio spaccare lo schermo, non lo farò, mi limiterò a bestemmiare dentro di me. Il capitano da lì tira. Oh, mica male. Vucinic lo vede, adesso gli faccio 140. No, raga, è veramente impossibile. Lo massacro, lo massacro, lo massacro, vi giuro, lo massacro. Non può cadere, non può cadere. Ma c'è il capitano! È incredibile secondo me che noi giochiamo a questo videogioco da così tanto tempo. Non sono molto d'accordo sul fatto che FIFA sia sempre uguale, cioè compri sempre lo stesso gioco. Non è vero, sì. Proprio diverso ogni anno. Guarda questo che sta facendo. Giocatore più forte. Frate, contropiede gigante. Air Cup. Madonna, Air Cup che si era inventato. Un cazzo di niente in realtà. Cioè da questo FIFA secondo me è iniziato un po' il declino di PES. Rodrigo! Rodrigo! Fallo! Godo come un bastardo. Bene. Secondo me il problema di FIFA non è che il gameplay è sempre uguale. Secondo me il problema di FIFA è che sembra sempre uguale. Quindi la gente si sofferma sulle basi. Poi ovviamente secondo me è anche molto difficile fare un gioco sullo stesso sport ogni anno e pensare di farlo diverso. Cioè ce la fanno i titoli come Assassin's Creed. Non vedo come ce la possa fare FIFA. Taddei, ma che cazzo fai? Poi ovviamente è una cosa che mi spinge un po' di più a giocare a questi FIFA vecchi. Sono i giocatori, nel senso, frate, è capitano. Ma è il capitano, ma se possono fare le skill io ancora non ho capito. C'è un delay nei comandi che non vi dico. Daniele De Rossi fondamentale, John Arnerise, cioè ma che squadra è? Guarda qui come usciamo. Madonna, sì, come siamo usciti Jeremy Menez. Ma è il capitano, ma è irregolare. Era regolarissimo! Boom, fallo rosso. Regolare, Mexes, può ripartire, Vucinic. Parti! Che la palla è un po' lenta. Menez era un giocatore, ragazzi, incredibile. Mi dite il vostro giocatore? È il capitano! Vedete il vostro giocatore preferito di quegli anni? Diciamo del primo decennio degli anni zero. Ocho a Pizarro che non è un difensore. John Arne decide di non saltare. Una finta mai vista, in due su di lui però. Juan ferma tutto. Andare Rodrigo. Al centro c'è Vucinic. Mirko, è il capitano. È il capitano di prima. Porca troia, sì, che stecca. Oh, poi gira il cazzo quando non mettono le carte perché Totti è sponsor de PES. Ma sti cazzi. Poi non è più sponsor PES. FIFA, vuoi mettere la carta del capitano? Ma quanto ci metti? Sì! Maradona! Mo, vabbè, vabbè, vabbè che FIFA 2010 non ci sappiamo giocare. Però la difficoltà non è bassa. Cioè, è difficile giocarci. Pazzini, buu! Stupido. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per la Roma Godo. Poi dopo quell'esperienza lì io non andai mai più... Cioè, no, mai più lo stadio, no. Cioè, l'unico abbonamento che io ho avuto fu quell'anno, in curva. Da solo, sì, da solo è stato incredibile. Mi ricordo quando l'ho comprato. Che quando l'ho comprato mi ho detto, ma uno, sei sicuro? Io ho detto, sì, che cazzo me ne frega, frate. Primo giorno di curva. Ovviamente la curva come funziona... attenzione qui che... O come funzionava, perlomeno. Adesso cioè, non so quali sono i funzionamenti. Però ero arrivato lì, sono andato al mio posto. Ignorando il fatto che là il posto non lo rispetta nessuno, no? Quindi mi siedo al mio posto. Un tizio mi si avvicina e mi va, qua ci sono io. E io gli dico, va bene, chill. Aspetta che Mirko, Mirko sta a fare gol del secolo. Dai! Peccato. Mi guarda e mi fa, ah, ragazzi, lo stadio è una giungla. Infatti sono andato un po' più in alto e chi si incula. L'unica cosa che non mi piace della curva sono ste cose, sì. Ma che cazzo fa? Lo stadio è una giungla. Ma che sei di stare a vedere la partita, fratello? Non sei incrinato, non sei nessuno. Ce la lascia perdere. Francesco, per Mirko. Oddio, si era inserito benissimo Jeremy. Jeremy, sei velocissimo, eri un missile. Com'è possibile? Fratello, non subimo go, eh. No, oh, capita. Ah, no, è già...
Tutto fatto Jeremy, raga. Poi mi sa che dopo quell'anno Jeremy andò al Milan nel 2011. Il giocatore. Che agoglione. Io c'ho un problema con questi giocatori di quest'epoca, perché io ogni tanto penso che De Rossi c'ha ancora 25 anni, capito? Quando vedo De Rossi penso, ma perché non gioca più a pallone? Però nella mia testa io sto fermo qua, raga. Cioè questo è il mio problema. Francesco per Jeremy. Jeremy sei velocissimo. Jeremy un campione. Under cap. Al volo cap. Un gol straordinario, stava per uscire dai piedi del capitano. Se uno sviluppatore prendesse la base di questo gioco, potrebbe migliorarla per creare un nuovo FIFA, secondo voi? No, frate, tipo questa, no? L'aggancio automatico, perché non c'è? Occhio, sì, che sta a rischiare, frate. Fuori gioco, nettissimo. Gli arbitri erano un po' più violenti, se posso, eh? Prendevano delle decisioni un po' più coraggiose e soprattutto mi piacciono molto di più i replay di quest'anno. Cioè, com'è possibile che trovo più realismo qui che nel 23? Com'è possibile? No, è partito? Cassano. Lo devo uccidere. Ha fischiato? Sì, ma stava in piedi. Ma come rosso? Frate, non ha senso. Ma stava in piedi. Ma ha simulato. Noi vogliamo questa vittoria. Comunque la cosa migliore di questi giochi vecchi rimane PES 2008, come ho detto nel video che avevo fatto tempo fa, con le mod, perché c'erano tutte le mod in HD, col commento di Caressa, fatte dalle persone, cioè fatte dagli utenti. Erano una figata atroce. Ma i giocatori non si stancano su sto gioco. Air Cup. Oh, madonna, il capitano c'ha un controllo di palla insensato, raga. Oh, primo calcio d'angolo. Vediamo un po'. Non c'era la freccetta, frate. E io come capisco? Meraviglioso. Era, lo era. No, tutti in avanti. Fuori gioco era. No, frate, fuori gioco. Madonna, come godo, ma era fuori gioco. Non ha fischiato il fuori gioco. Il match dovrebbe essere praticamente finito. La Roma la porta a casa. Un passo importante verso lo scudetto. Al 16° minuto Rodrigo Taddella sblocca la porta a casa. E il rematch new teams. Match facts. Cos'è? Ah, le statistiche. Ok, niente di che. Vedi, ti salvo il record. Questa è una figata, secondo me. Va bene, ragazzi, vi saluto qui. È stato un bel viaggio nei sentimenti. Siamo quasi nel 2023. Tornare nel 2010 fa sempre piacere. Che sembrano tanti anni fa, ma in realtà io nel 2010 avevo 18 anni. Capite bene che non è un gioco della mia infanzia, è un gioco della mia adolescenza. Perché quando giocavo a questo gioco, magari avevo la vostra età che adesso state guardando questo gioco. Noi comunque ci sentiamo forse dopo domani. Dovrei riuscire a mettere un altro video randomico. Poi da settimana prossima si spacca tutto, ragazzi, non avete idea. Si disintegra qualsiasi cosa poi da inizio 2023 qui sul primo canale, dappertutto, ve lo giuro. Noi comunque ci sentiamo appunto dopo domani. Spero che abbiate passato un buon Natale. In caso non riuscissi a caricare nessun altro video, in caso questo fosse l'ultimo dell'anno, vi ringrazio per questo anno. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao.